Siamo in collegamento con Luca Rossetto, il presidente della Biellese, per parlare di una bella iniziativa, un'altra, perché un conto, non scontato, è scendere in campo con i colori dell'Ucraina, un altro conto, comunque, fare quello che avete intenzione di fare voi. Presidente, a lei la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, insomma, il disagio che proviamo guardando il telegiornale, è molto forte e avendo la possibilità di impiegare del tempo e delle risorse, vogliamo superarlo facendo qualcosa. Purtroppo nessuno individualmente può salvare il mondo o risolvere il problema, però, come Biellese abbiamo deciso di mettere a punto una spedizione di generi alimentari e medicinali al confine fra Polonia e Ucraina, dove abbiamo dei contatti diretti quotidiani e che ci descrivono una situazione veramente biblica. Si parla di 2 milioni di profughi, ma l'ondata continua incessante e nessuno può essere completamente preparato. I nostri pulmini partiranno, porteranno i colori della città di Biella e della sua squadra, che la città patrocina l'iniziativa insieme al comune di Ronco, e riporteremo indietro dei profughi, delle persone che cercano rifugio temporaneo, non sanno purtroppo per quanto, nel nostro territorio, li ospiteremo nelle nostre case. La mia famiglia si allargherà di qualche persona, quindi, nonostante la mia veneranda età. Quindi in pratica anche lei personalmente ospiterà dei profughi? Sì, io sarò la guida di uno dei due pulmini della Biellese. Credo che fare il presidente significa anche in qualche modo mettersi in prima linea, non solo in tribuna durante la partita. E assieme a Matteo, assieme a Mario e assieme a Luca, partiremo e la mia casa ospiterà 3 profughi ucraini, insieme alle case di altri amici e di altri vicini. La accogliamo in un periodo delicato, non solo per la guerra, non si può non parlare anche della Biellese. Domenica una giornata un po' complicata, adesso c'è un derby all'orizzonte e la situazione non è proprio semplicissima. No, siamo decisamente entrati in crisi, ricette facili per la soluzione della crisi non ne esistono, anche perché gli uomini, i ragazzi che hanno fatto un brillantissimo girone d'andata, con forse una sola eccezione, sono tutti quelli del girone di ritorno. Qualcosa si è rotto, ho avuto colloqui attenti con alcuni ragazzi, con lo spogliatoio e con l'allenatore. Noi facciamo tutto quello che ci compete, poi onestamente in campo fortunatamente non ci vado io. Certo, e la posizione del mister? Posizione del mister è lo stesso mister che ci ha portato a più 35 di differenza reti, che l'anno scorso ha fatto un campionato assolutamente brillante, un campionatino che ci ha portato molto oltre dove pensavamo di arrivare e a un passo dalla Serie D. Ripongo piena fiducia nel mister. Normale che in momenti di risultati insoddisfacenti ci sia sempre una selva di indici che puntati sull'allenatore della squadra, ma questo mi sembra un fatto normale nel calcio e nella vita anche. Certo, perfetto, direi che è tutto. In bocca al lupo per domenica e complimenti ancora per la bella iniziativa. Che riflette il cuore dei biellesi, non di una persona. Grazie.